Mister Valente, questa partita è un primo tempo col Policoro che ha dominato, il secondo tempo però questi due gol che hanno cambiato radicalmente il risultato della partita. Che cosa è successo? È successo che l'avversario è stato più bravo di noi nel secondo tempo e invece noi non siamo stati capaci di chiudere la partita nel momento opportuno, e il calcio è fatto così. Quando si sbaglia poi alla fine si paga, e il Marconi ha meritatamente vinto. Adesso domenica prossima è una partita delicata col comprensore Tanagro. Sono tutte delicate, sono tutte delicate, noi le dobbiamo affrontare con un atteggiamento mentale sicuramente diverso rispetto a come abbiamo affrontato il secondo tempo di oggi. Ma che cosa è accaduto tra il primo e il secondo tempo? Al di là del vento che è stato quello che è stato, un qualche cosa sarà accaduto? È accaduto che abbiamo perso le distanze, purtroppo questi sono ragazzi molto giovani che non hanno la determinazione e la capacità di saper chiudere la partita. Considerate che il nostro attaccante sull'1-0 solo sulla linea di porta è stato capace di prendere il palo, e lì poi le situazioni a sfavore hanno pregiudicato la partita. Purtroppo il calcio è fatto anche di situazioni a favore o contro. Oggi le situazioni le abbiamo pagate ed è giusto che il Marconi abbia vinto, perché magari un po' di timidezza iniziale loro l'hanno pagata. Il fatto che noi abbiamo perso le distanze tra i reparti ha agevolato la crescita della squadra avversaria, e questo ha permesso all'avversario poi di vincere la partita. Okay. Arrivederci. Okay, grazie, alla prossima. Grazie a voi.